Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Un ponte con la storia, la nostra rubrica che va a ripercorrere la storia più o meno recente del nostro territorio e un filo conduttore che da tanti tanti anni è quello che accende anche i dibattiti del nostro territorio è quello della rete fognaria, una storia particolare che è anche la storia di un'associazione particolare nel ricco panorama dell'associazionismo riminese, particolare anche per il nome, ma ci arriveremo. L'associazione Basta Merda in Mare, e noi abbiamo ospite oggi il personaggio che ha dato vita tanto tanto tempo fa a questa attività e poi a quella che è diventata anche l'attività dell'associazione. Sergio Giordano, benvenuto. Buongiorno a tutti. Sergio Giordano, veterinario, orgogliosamente alpino, magari in altre occasioni parleremo anche coi muli delle tante attività, ecco. Noi di solito all'inizio di ogni puntata abbiamo una scheda introduttiva, oggi presi da pigrizia avevamo già diciamo qualcosa che raccontava un po' la vostra attività, la vostra storia, che è il trailer del docufilm Gli amici delle fogne del 2016, curato e diretto da Manuela Fabbri, che racconta proprio la storia di Basta Merda in Mare. Vediamo. Si può fare una battaglia ecologica a suon di parolacce? Non sto parlando della volgarità dilagante in Parlamento da 30 anni a questa parte. Voglio raccontare invece una storia straordinaria, quella di un'associazione romagnola che si batte da decenni contro l'inquinamento nell'Adriatico e ha scelto un nome che affronta il problema di petto. Basta Merda in Mare. Basta Merda in Mare è un efficacissimo nome che l'associazione forse più caratteristica di questa zona, cioè di Rimini, si è data con uno scopo ben preciso, cioè di convincere, di sensibilizzare l'opinione pubblica e quella politica di un problema esistente nel nostro territorio. 1985, stavo correndo in spiaggia col mio cane, che era un pastore tedesco. Fatto sta che il mio cane si è ritardato rispetto a me e si è aperto una voragine con lo scarico. Io sono dovuto andarlo a salvare, tirarlo fuori dal liquame. Dalla famosa corsa in spiaggia del veterinario ed ecologista Sergio Giordano sono passati quasi 30 anni. Non tutti erano convinti di adottare un nome così schietto, perché la preoccupazione era quella che di non essere presi sul serio. Tappezzammo la città con dei manifesti shock, con le analisi dell'acqua prelevata proprio qui alla fosse dell'Aosta. Te lo ricordi, Carla? Certo, come lo ricordo. Siamo andati, sono andata io personalmente poi dall'assessore all'ambiente a portare tutto il contenitore. Andrea, io abito a Roma e vengo qui ogni estate in vacanza. Quando nel 2020 questi progetti saranno finiti, cosa troverò di cambiato? Cosa ci sarà di nuovo nel mare di Rimini? Ci sarà una città unica in Italia che non scaricherà a mare le acque in caso di forti piogge, le depurerà, le pulirà. Quindi nel 2020 probabilmente saremo l'unica città grande affacciata sul mare che ha un sistema compiuto di depurazione delle acque. La maggior parte delle regioni sono fuori legge e l'Italia è sanzionata dall'Europa. E i cittadini che vivono sulle coste si stanno svegliando. Nelle Marche, in Puglia e presto anche in altre regioni sorgono comitati Basta Merda in Mare, a cui l'associazione dona logo e know-how. Le fogne sono l'infrastruttura portante su cui costruire la sostenibilità ambientale, economica e sociale di una città, soprattutto se di mare, e non così per caso appoggiata sul mare. Trailer del 2016, lo ricordiamo perché poi, insomma, all'epoca l'obiettivo era 2020, quando si parla di grandi opere c'è sempre un margine, comunque siamo a buon punto. E si parlava anche di questo nome un po' esplicito, ma che poi nel tempo ha anche avuto riconoscimenti importanti come un Sigismondo d'oro nel 2021. Ci arriveremo, però torniamo a quell'85. Intanto il pastore tedesco come si chiamava? Sì, intanto si chiamava Argo 1. Io
Amo molto, amavo, però amo camminare, ma in quel periodo amavo correre dal bagno 1 al 150. Avevo avuto visione di questi cotton fioc, pannolini profilatici sulla spiaggia di tanto in tanto, però questo veniva con la pulizia dei bagnini, forse in notturna, quando capitava. Ma dato che io amavo correre anche quando piove, quella volta io mi sono trovato in un nubifragio e nella corsa in spiaggia all'altezza, premetto, io dico il numero del bagnino per capire dove ci troviamo, certo. Però la sorpresa era che al bagno 86, 86A, al bagno 66, al 125, io non mi aspettavo che sotto la sabbia ci fossero gli sfioratori a mare. E mentre correvo col cane che si era attardato dietro ad annusare qualche cosa nella spiaggia, si sono aperte le fogne. Le fogne è stato un diluvio di escrementi, una vergogna, uno scandalo, per chi si trovava, ma ero solo io col cane. Il mio cane, attardandosi, ci è caduto dentro, per cui mi sono dovuto buttare a salvare il cane dalla merda. E da lì che attività poi è cominciata? Io il giorno dopo non ho mollato il discorso, ho capito che era un problema di salute pubblica. E allora ho chiamato i responsabili delle fognature di Rimini e anche i responsabili della salute pubblica del comune di Rimini. Parlo dell'85. E cosa succede? Che mi sono sentito preso in giro perché mi ha detto: ma lei, scusi, va a correre quando piove, non lo sa che la gente va in spiaggia solo quando c'è il tempo buono, e poi nell'acqua c'è lo iodio, per cui non c'è nessun pericolo. A quel punto ho dovuto reagire. È iniziata la battaglia, però in quel periodo, tengo a precisare che ero da solo, il problema non era come adesso con Facebook o internet. Lì bisognava battere la macchina, mettere il francobollo, portare ai giornali la letterina, sperare che venisse pubblicata. E quindi era un'opera di sensibilizzazione. Prima era di denuncia, poi di sensibilizzazione e poi di sinergia con chi capiva e non faceva più come le tre scimmiette: non vedere, non sentire e non parlare. Chi sono state le prime persone che l'hanno accompagnata? Dunque, per 4-5 anni ho detto, la prima cosa è smentire quello che dice l'amministratore quest'anno di quello che aveva detto l'anno precedente. Ho iniziato a raccogliere tutta la rassegna stampa sul tema. I bagnini che dicevano che era tutta colpa del Po, che mostravano sempre la schiena al mare, e il mare non era senza voce. E invece aveva bisogno il mare, perché il mare ci dava indietro quello che noi gli buttavamo in mare, ce lo restituiva. E allora ho trovato proprio quel muro di gomma spaventoso che mi ha fatto sentire un pochettino solo. Mi ha aiutato, come ho detto, la rassegna stampa, cioè smentire l'anno dopo quello che era stato detto l'anno prima, il conoscere bene il sistema fognario del momento, perché Rimini è stata una delle prime città a fare il depuratore, ma era un depuratore per 80.000 persone, non per quello che veniva fuori d'estate. Nessuno aveva mai detto che la rete era una rete mista, non era una rete acqua piovana e liquame. Era una rete mista e quando c'era un sovraccarico con la pioggia si rimescolava il tutto o aprivi la cloaca. La cloaca massima è l'ausa. O aprivi la cloaca oppure veniva su il tutto dai bidet, nei cantine. Questo non succedeva mai perché quando pioveva aprivano. Se pioveva di notte, la mattina dopo i bagnini ricominciavano subito a pulire tutto, tornava tutto bene. Il mare è un po' sporco, ma sono le donne delle barche che abbandonano i pannolini sulla spiaggia.
E quindi quel muro di gomma era molto forte, però io avevo l'esperienza di essere stato un Boy Scout nautico, quando il termine ecologia non esisteva. L'ecologia era una cosa che doveva ancora arrivare come termine, adesso siamo tutti per la per il risanamento di tutto. Tutto sostenibile. Invece nei Boy Scout, quando ero un bambino, nell'Orsa Maggiore, dei nautici, ero anche con Aleardo Cingolani, che era stato il mio vice capo squadriglia, l'ammiraglio, che ricordo che non c'è più. E allora ci hanno insegnato la prima cosa, una regola dei Boy Scout. Io non sono più nei Boy Scout, però la promessa fatta nel 59 e si mantiene. Sì, sì, si è scout per sempre. Sì, sì. E ci hanno insegnato che quando tu arrivi in un posto lo devi lasciare poi più pulito di quando l'avevi trovato. In più io ho abbinato il discorso del veterinario negli allevamenti zootecnici, nel quale le normative sono estremamente severe. Se tu pulisci un capannone devi evitare di scaricare il lavaggio del capannone nei canali che vanno nel fiume e dal fiume al mare. E ho detto, ma come? E negli allevamenti siamo costretti a seguire tutte le leggi e in spiaggia invece si può scaricare tutto degli allevamenti che sono gli alberghi, perché gli alberghi, anche se non piove, il giorno di Ferragosto rientrano tutti in albergo, aprono tutti la doccia e cosa, c'è un sovraccarico che quel depuratore del 1976, perché se andiamo per Rimini nei tombini c'è scritto fognatura 1976, ad esempio in Viale dei Tripoli, quel depuratore è stata la base del nostro futuro, cioè hanno visto bene che bisognava risanare quello che non doveva andare in mare. Quando l'Ausa è stata tombinata, e lì il primo risanamento è stato che quando c'era il sovraccarico tutto quello che veniva giù da San Marino, che non ha il depuratore, esatto, veniva giù tutto nell'Ausa e l'Ausa si scaricava e lì, se il mare era benevolo, accoglieva, ma se c'era la tramontana tutto quello che usciva, quella cloaca ritornava subito a riva. Però ritornando alle origini, io mi sono trovato da solo all'inizio con quel principio dei Boy Scout. Mi sono andato a prendere un libro molto, ancora penso interessante, Il nome del popolo inquinato, del pretore Amendola. E in nome del popolo inquinato c'era tutte le tracce, la modulistica per fare degli esposti. Stiamo parlando del 1992. Dall'85 al 92, in quei 7 anni, ho raccolto molta rassegna stampa. Faldone. L'amministratore dell'anno dopo aveva detto l'anno prima che il problema del risanamento delle fogne si sarebbe risolto in un anno. Del resto anche nel filmato Andrea Agnassi ha detto nel 2020, poi dopo ci sono dei ritardi che io prevedo nel 2026 finiremo, saremo i primi in Europa e anche in Italia, cioè in Europa l'ho detta troppo, l'ho sparata un po' grosso, però in Italia saremo i primi a essere a posto con le normative europee. Però tornando alle origini, io cosa ho fatto? Ho detto al mio amico ammiraglio, che in quel periodo non era ancora ammiraglio, Aleardo, tu sei in capitaneria, chi è che deve verificare se nel mare viene scaricato tutto quello che si poteva scaricare o anche un eccesso di fognario o altre cose? Sono io della capitaneria di porto, allora bisogna che mi dai una mano. Io ho cominciato a fare delle foto, dei prelievi per conto mio, gliele faccio vedere a Leardo e arriviamo a fare un esposto col modello In nome del popolo inquinato al povero sindaco del momento che era Chicchi. Mi dispiace per Chicchi, siamo amici, ma si è trovato nell'esposto. Allora ho fatto un bel esposto nel 93, aiutato anche da Cingolani, che mi è venuto dietro come
Capitaneria di Porto, Sergio Giordano, un veterinario, chi è questo? Qualcuno mi ha anche definito un terrorista perché non amavo la città, me lo ricordo anche chi me l'ha detto e non gli do il saluto quando cammino. Adesso non più col cane perché non ce l'ho più, col bracco. Beh, con Aleardo siamo arrivati a fare l'esposto. Nel 95, i tempi sono lunghi, è arrivata la depenalizzazione della legge Merli, prima della sentenza del giudice Talia. Esiste, cioè, nei libri, nei documenti, il numero del verbale, la sentenza, il tutto. È stato nel 1995. Però con la depenalizzazione della legge Merli, mentre io e lei a casa nostra se scarichiamo merda o altre cose abbiamo il penale, l'amministratore, glielo dico in termini da veterinario, se dopo qualcuno fa l'esperto ne parleremo a voce, non in questo momento. Beh, cosa succede? Che per la depenalizzazione della legge Merli viene fuori che un amministratore, in caso di forte necessità, si può liberare di un inquinante che mette a rischio la tenuta anche idraulica della città. Abbiamo visto, apro una parentesi, se noi andiamo in Piazza Tre Martiri e vediamo il marciapiede romano che è in profondità, ci rendiamo conto perché abbiamo dovuto fare, parlo al plurale perché i riminesi molte volte parlano al plurale come se fossimo tutti della stessa casa, io parlo al plurale. E per le fognature che sono così basse, ci vorrebbe un sistema di pompe per poter tenere separate le fognature e non scaricare in mare solo le acque bianche. Le acque bianche, che sono le acque meteoriche, sono acque quelle che scarichiamo già nelle condotte che ci sono già risanate, acqua piovana, che è intubata, però è acqua piovana, non è inquinante. Nel centro storico c'è tutta la separazione delle fognature, non esiste. C'è ancora una fognatura anche romana. Per cui tutto quello che è stato convogliato a Piazzale Kennedy, che viene giù, ripeto, con una forte velocità da San Marino, va a finire tutto in mare. E non si è potuto fare la separazione delle reti. Per cui l'amministratore in quelle situazioni può aprire per evitare inconvenienti peggiori. Il privato non lo può fare, ma il pubblico, ripeto, lo può fare. E il sindaco Chicchi non è stato condannato per il fatto che ha scaricato, perché loro avevano, come amministratori, sempre avvisato la regione dicendo: guardate che noi stiamo utilizzando degli scoli fluviali, no? dei rivoli, perché ogni fossa è fossa rodella, è rodella, fossa sortie è perché c'è... sono i nomi della Brancona, quei nomi lì, per cui io sono costretto a scaricare e quindi non c'è stato il penale. Però il giudice Talia nella sentenza ha rimandato tutto il pubblico ministero, e qui che si è fermato tutto, pubblico ministero ha detto: guardate che siamo consapevoli che ci può essere stato un attentato alla salute pubblica per bambini, anziani, immunodepressi, perché non c'è nessun cartello che avvisa l'utenza che è avvenuto uno scarico fognario tossico, perché se pensiamo che una donna che fa i massaggi in acqua fino all'ombelico, se cammina da quelle parti, io dico che da veterinario potrebbe avere benissimo una cistite con l'acqua inquinata camminando. Per cui il giudice Talia rimanda indietro tutto alla Procura della Repubblica, quel periodo c'era Battaglino, e dice: riindagate ancora e verificate se l'opinione pubblica o i bagnanti o i bambini vengono avvisati, guardate, c'è un divieto di balneazione in atto, perché fino a quel giorno lì divieti di balneazioni non c'era, era uno scandalo. Cioè, d'inverno uno chiude gli occhi, colpa del Po, ma d'estate ti piove alle 2 di notte,
fino alle 4 del mattino, alle 7 arrivano i bambini, lì c'era uno scandalo. Ma questo, ripeto, avviene in tutta Italia, dove non c'è la regola di un sistema fognario adeguato. Però noi eravamo e siamo, lo diciamo ancora, capitale del turismo. Capitale del turismo, noi siamo però, con quella sentenza lì, guardare, gli amministratori hanno capito e hanno cominciato a mettere i cartelli, divieto di bagnazione. Noi abbiamo spinto che i cartelli non devono essere solo in italiano. Noi, parlo noi del nostro comitato, dei miei amici, perché dopo parlerò anche della componente politica, perché al soggetto Sergio Giordano dicevo: ma questo fa il radicale, cerca voti. Io su questa battaglia mi hanno messo nella lista Bonino per le regionali, per il Senato, per le europee, non ho avuto un voto per riconoscenza alla battaglia ambientalista. Anzi, una volta abbiamo fatto il manifesto con Tabar, che era il bracco italiano, che diceva: vota Sergio, il migliore dei candidati. Ha preso i voti il mio cane, non li ho presi io. Per cui non ho avuto assolutamente vantaggi, ma il vero volontariato è quello dove si mette tempo, denaro e forse anche delle perdite economiche, perché il vero volontariato è quello in cui non si deve chiedere niente in cambio. E il mare, che non aveva voce, io insieme con il gruppo degli amici radicali abbiamo fatto una bellissima battaglia. Nei primi, come ho detto, fino al 96 ero da solo, poi hanno cominciato Pannella, che parlava Pannella, e ricordo ancora Pannella, non perché era il mio punto di riferimento, perché aveva ragione, perché lui le sue battaglie, la sua prima battaglia era sul Vesuvio. Se esplode il Vesuvio, ci sono 2 milioni di persone che stanno lì, che non dovrebbero stare. E se esplode... Allora, una volta ci siamo trovati, perché le battaglie dei radicali sono battaglie di apertura a qualche cosa, ma non di andare a prendere le poltrone. Allora con Werther Casali e con gli altri ho detto: io ho questo problema, e gli faccio vedere la sentenza del giudice Talia. Allora Zappannella dice: interessante la cosa, fate un comitato. E parte il comitato. Il comitato non era un'associazione di volontariato onlus, era un comitato di radicali. Quando siamo diventati associazione, io sono stato uno dei primi a dire: ragazzi, adesso siamo associazione onlus, a 360 gradi non c'è politica che tenga. Cioè è un'associazione dove possono venire iscritti all'associazione chiunque. Il comitato, quando abbiamo presentato il primo libro, Scatologia alla Riminese, il primo libro dove nella copertina, se qualcuno vuole andare a vedere sul nostro sito www.bastamerdeinmare.it o anche su Facebook, vedi il primo libro, Scatologia alla Riminese, si vede un enorme escremento umano, più grande dell'uomo, Scatologia alla Riminese. Questo era il comitato, cioè era partito da una base radicale. Cioè noi facevamo politica, ho trovato gli altri, perché i radicali, ripeto, io avevo quel problema particolare mio, pensavo sempre a questo problema, i radicali: cerchiamo di politicizzare la cosa, così nei tavoli facciamo ancora più sensibilizzazione. E allora il mondo radicale mi ha dato l'opportunità, e Pannella è stato il primo a prendere la tessera di Basta Merda in Mare, dando a Werther, che poi ce li ha portati, 100.000 lire, perché ancora non c'era l'euro. E quindi abbiamo messo in politica qualche cosa che sta portando ai risultati, ma ripeto, denuncia, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, parlare in sinergia con l'amministratore. L'amministratore capisce, si comincia a lavorare e abbiamo cominciato a ottenere dei risultati. E allora io mi fermo qui, perché è una questione complessa, ne
E parleremo anche in una seconda parte, che sarà anche la prossima puntata della nostra trasmissione, Un ponte con la storia, sempre con il nostro ospite Sergio Giordano. Grazie per averci seguito. Buon fatto.